Un minuto di storia con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna in Foggia, un convento che ha visto la presenza di Padre Pio nel 1916. Ora vogliamo raccontarvi quanto accaduto il 14 di aprile del 1912. Padre Pio era a Pietrelcina, una strana malattia lo costringeva a restare a casa nella sua terra natale, e dalla torretta di Vico Stortovalle scrive una lettera particolare al suo padre spirituale, perché in quel momento lui era a letto, era stato appena picchiato e malmenato da Satana, e scrive: appena posso riesco a trascinarmi a dir messa e lì godo gioie sublimi nello stare unito a Dio. Ma come farò, scrive ancora padre Agostino, a narrarvi i nuovi trionfi di Gesù sull'anima mia in questi giorni? Mi astengo solo a narrarvi ciò che ho trascorso martedì scorso, che era proprio questa giornata. Che fuoco acceso sentii in questo giorno nel cuore. Ma questo fuoco sentii anche che fu acceso da una mano amica, una mano divinamente gelosa. Me ne stavo ancora a letto, allorché fui visitato da quei cosacci che mi picchiavano in un modo così barbaro, che ritengo come una grazia ben grande l'aver potuto sopportare tutto questo senza morirne. Una prova, babbo mio, che era molto superiore alle mie forze. A stento riuscì a recarmi dal divin prigioniero a celebrare la messa. Finita la messa, mi trattenni con Gesù per il rendimento di grazie. Oh, quanto fu soave, scrive padre Pio, il colloquio tenuto col paradiso quella mattina. Fu tale che, pur volendomi provare a voler di tutto, non lo potrei. Vi furono delle cose che non possono tradursi in un linguaggio umano. E poi qui una frase che spesso noi ripetiamo e conosciamo, ripresa proprio da padre Pio. Era in quell'anno, ad aprile, nel 1912, da Pietrelcina. Il cuore di Gesù e il mio, permettetemi l'espressione, si fusero. Non erano più due cuori che battevano, ma uno solo. Il mio cuore era scomparso come una goccia d'acqua.